sono cancerogene. Filippo, io l'ho sempre pensato, se stai troppo tempo con Filippo, alla fine ti viene il cancro. Anche Stefano. Luana, hai voglia Luana. Lucia invece ti fa stare bene, è curativa. Le persone si possono dividere in quelle che ti fanno venire il cancro e quelle che ti curano, i canceri e i curativi. Non bisogna passare più tempo con i canceri che con i curativi. Giuseppe, cancro fulminante, 6 mesi di vita, bisogna passare pochissimo tempo con Giuseppe. Siamo stati insieme 3 mesi, poi se n'è andato finalmente. Quando gli ho detto che era un cancro si è offeso, io gliel'ho detto, guarda Giuseppino, l'unico modo per non essere un cancro è accorgersi di essere cancro. Se n'è andato. Così a me è come se mi avessero operato. L'intervento è andato bene, non ho neanche sofferto. Per una storia di 3 mesi non si soffre, si langue al limite. Stai lì 2 o 3 giorni a languire nel tuo languore, dopodiché fine della convalescenza, dimesso e attivo su piazza. Tu invece sei curativa. Ah, tu per me sei la curativa, mia regina. E questo Simone, con cui esci da una settimana, invece com'è? Probabilmente è un altro cancro. È che io tengo il karma del cancro. Quindi niente sesso? Che c'è? Che certo che abbiamo fatto sesso. Sono gay, sono raffinato, ma sono sempre un maschio. E allora? È scucciante, noioso, mortale. Può parlare per ore senza interessarmi mai. Va a fare la spesa, torna. Mi descrive nei minimi, in utilissimi dettagli, tutto quello che ha comprato da mangiare. Su quale banco ha scelto le verdure, quali verdure surgelerà e quali terrà dentro il frigo. Ogni minima, insulsa parola che ha scambiato col salumiere, col verduriere, con la cassiera, fuori supermercato con l'addetta al parcheggio. Il tutto senza che mai un pensiero originale s'affacci così per sbaglio fra i suoi vuoti sproloqui. Insomma, io sono per il racconto, Laura, lui è per la cronaca. E la cronaca mi uccide. Tu sei uno snob intellettuale e pacco. Certo, ma non sono un cancro. E la tua Cecilia com'è? Così. Allora? Allora cosa? Questa Cecilia. Ma che c'entra Cecilia? È cancro curativo? Non lo so. Eh sì, che lo sai, Laura. Spiacente, le tue teorie sul genere umano non mi affascinano. Abbiamo toccato il nervo scoperto della regina delle Amazzoni. Non mi chiamare così. Quindi tu oggi non vieni al lavoro? Ottima deduzione. Amore mio, a cuor non si comanda, ma noi abbiamo una galleria d'arte, te lo ricordi? Ci dobbiamo convincere la gente a comprare per cifre esagerate cose che avute in regalo butterebbero rindo o cassonetto. La conoscerai stasera, alla festa, Cecilia. Come sei nervosa. No. Tu sei innamorata persa. Ma figurati. Allora, quanto è grave? Non so di cosa parli. Guarda, io ti adoro. Come può venire in mente a un eterosessuale di successo come te innamorarsi di un'altra donna eterosessuale? Pure se tu sei assolutamente meravigliosa. Non sono innamorata di Cecilia. Laura, ma non sarà mica un rigurgito post-femminista? Guarda, ti avverto, puntare all'autarchia è vetusta, asfittico. Non riuscirete mai a farci fuori tutto quanto. Oppure un capriccio. La curiosità di sapere com'è fare sesso con una donna. Niente di che, guarda, te lo posso assicurare. Senti, mi sbaglio, un tempo noi eravamo amici. Proprio perché sono amico tuo, io cerco di fare un poco di chiarezza nella devastazione dei tuoi sentimenti. Giunga la luce divina. Laura, è giunta la luce divina. Vieni a vedere. No. Laura, aizzati, si offende la luce divina, vieni. Laura Bertini, vieni a vedere la luce divina. E la luce divina rivela che tu sei persa. Dai, sei persa. No, sei no. Persa. E persa. Basta! Va bene. Sono innamorata. Non mi sono mai innamorata di una donna. Neanche di un uomo, mai quanto lo sono adesso di Cecilia. In realtà sta diventando una malattia. Vabbè, ma quello, l'amore è sempre una malattia. Anzi, meglio, è una anomalia che ci spinge quasi sempre a fare delle cose stupide come innamorarsi della propria amica e coinquilina. Già, così rischio di perdere amica e appartamento. E non l'hai detto in ordine di importanza. Laura, devi dirglielo. Certo, come regalo di compleanno le faccio venire un ictus. Dai, aiutami. E se magari le piaci? Cecilia è innamorata del suo
simpatica scheda del fidanzato di Cecilia? Oh, è una torugola da 4 soldi, le mette in testa più corna della corsa di Pamplona. E voilà, le gesoffe. A lei piacciono gli uomini. Amore mio, fino a 6 mesi fa pure a te piacevano gli uomini, si cambia. Si scopre l'omosessualità no, in età adulta. No, non dire quella parola. Omosessualità. Guarda, è normale, all'inizio tutti gli omosessuali sono un po' omofobici. Facciamo così, se non glielo dici tu, glielo dico io. Che c'entri tu? Perché mi sono scocciato di vederti tutta sviadita, tu devi tirare fuori un po' le palle. Ops. Quanto mai inopportuna metafora. Guarda, preferisco continuare ad averla accanto come amica piuttosto che non averla affatto. Il melodramma italiano, il sacrificio, piuttosto che prendere la propria vita in mano e strattonarla un po'. Laura, io sono il tuo confessore, sono il tuo padre spirituale, ti assolvo ma devi dirglielo. Altrimenti sai già quale sarà il mio regalo di compleanno. Se lo fai, spargo in giro la voce che hai il poster di Mastro Lindo attaccato davanti al letto perché ti attizza. No, non te crede nessuno, perché io ho la reputazione di gay raffinatissimo. A me Oscar Wilde farebbe un applauso. Vado in galleria io. Laura, non ce la faccio più con quei giapponesi. L'altro giorno è venuto uno, mi ha chiesto se avevamo qualche opera cubista di Raffaello. E tu? E gli ho detto che erano finite, ma che ne stava dipingendo delle altre. E che se tornava la settimana prossima avevamo anche dei bellissimi graffiti del Caravaggio. Ricordati di me. Sì, vattene! Obbedisco, mia regina, il tuo mazzonico vi ama, non deludetelo. Laura! Laura, ti devo parlare! Piero, Cecilia, la mia coinquilina che oggi fa 30 anni. Cecilia Piero, il mio collega alla galleria, che purtroppo tornerà alla festa. Mademoiselle, enchantée, lei non può capire che piacere è per me vederla. Una vera gioia dei sensi. È bellella, eh? Stasera ne lo approfondire, scambiare con lei una qualche parolina. Auguri a tutti e 30 i suoi anni. Laura, tic-tac, tic-tac e tic-tac. Che voleva dire? Che voleva dire? Voleva dire che è tardi, Cecilia. Tu non dovresti essere qui a guardare gli addobbi per la tua festa, ma al lavoro? Prenditela con mia madre. Ah, come sta? Come sta? Sta benissimo, come sta? Meglio di tutti. Ho questa idiozia di operazione estetica, oh. Mi lasciasse almeno in pace. Proprio non posso dormire da sera di notte in ospedale. Tua madre non parla così. Dopo l'operazione sì. Ha paura che le rughe tornino per vendicarsi. Stiramento del viso, limatura degli zigomi, silicone alle labbra. E si dovrà rifare la carta d'identità. Io per non lasciarla da sola, questa notte ho dormito di nuovo con lei, ho fatto di nuovo tardi al lavoro e quello minimo dell'avvocato ma licenziata. Vabbè, capirai la novità. L'hai presa un po' peggio. Ma del lavoro non me ne frega niente. Ci siamo lasciati. Con Luigi è finita. Finita? Finita. Davvero? Davvero. E quando è successo? Ieri sera. Sono andata a teatro dopo la sua prova. Gli ho fatto una sorpresa. Mai fare le sorprese, telefonare sempre. Era lì con quella Lili, la solita, l'attricetta. Non che facessero niente. Ridevano, scherzavano. Allora mi sono girate le palle. Abbiamo cominciato a discutere. Lui mi ha mollato e se n'è andato a cena con la compagnia. Io l'ho raggiunto al ristorante. Gli ho fatto una scenata davanti a tutti e l'ho lasciato. Ed è sì che figura di merda. Cecilia, Cecilia, mai fare le sorprese e mai litigare con un attore prima di una prima. Non pensa che a se stesso. Lui pensa a se stesso 365 giorni l'anno. 3 anni, ci ho buttato 3. Per riprendermi sono andata in libreria. Oh, e ho comprato questo qua. Pensavo avessi raggiunto l'illuminazione suprema con il diario di Bridget Jones. Giovani donne e nuova felicità. No, Cecilia, per avere una nuova felicità bisogna averne avuta una vecchia e tu sei infelice da quando ti conosco. Lo sai che cosa fa Bridget Jones quando tutto va male? Sì, molla Hugh Grant e si mette con quel pesce lesso lì con l'ace sul maglione. Ripete a se stessi. Calma interiore. Calma
licenziamento? Calma interiore. Il fidanzato bastardo? Calma interiore. Laura oggi compie 30 anni. Quando ero piccola e pensavo ai miei 30 anni, mi immaginavo con un marito meraviglioso, una casa al mare, 3 bambini, la gallina che cammina sul tavolo mentre faccio colazione. Certo, la torta nel forno, la marmellata fatta in casa, tu che guidi il trattore. Senti Cecilia, se ti accontenti della cruda realtà, la tua amica qui ti ha organizzato il più bel compleanno che una trentenne sfidanzata, licenziata e con la mamma rifatta si possa sognare. È la torta. No, tu non la devi guardare. Dai, è la mia torta. Non fare come a Natale. La torta e i regali non li guardi fino a stasera. A Natale i regali non li ho aperti io, ma la figlia di Irene. Certo, l'hai soltanto detto dove erano nascosti. Ma non è colpa mia se tu non sai nascondere le cose, Laura. Giura che la torta non la guardi. Giuro. Che non vai nel frigo a sbirciare. Bene, no, sì. Giura. Giuro. Allora vai di là, forza. Che fai? Non mi apri? Tu non sei la torta. È successo un disastro. Un altro. Martina ha un amante da 3 mesi. Madonna, che giornata però! Con chi parli? È il tuo fratello. Non dirgli niente. Stiamo organizzando per la festa. Oh, fratellone. La mamma si è trasformata nella sorellina che non ho mai avuto. Ti metto la mattina. Vai tu a prenderla. Che ci fa lei a casa? Niente, l'hanno licenziata. Ancora? Sì. Senti, ma allora, cos'è successo? Ma cosa ti devo dire? Stamattina eravamo lì che facevamo colazione tranquilli. E io parlavo della cerimonia, delle partecipazioni. E dicevo che forse avevamo troppi invitati. Capirai? 400 invitati. Non riescono nemmeno a salutarsi tutti. E poi dicevo che se tutto quello che abbiamo speso in bomboniere lo avessimo investito, avremmo passato la vecchiaia ai Caraibi. E lei, tutto ad un tratto, che cosa mi dice? Mi sono innamorata di un altro uomo. Così, di punto in bianco. Abbassa la voce. E la mia futura sposa si scopa con un altro da 3 mesi. Non è una semplice scappatella, capisci? 3 lunghi mesi. 3 volte a settimana. Perché lei è una metodica, eh? 3 mesi, 36 volte. Più qualche bonus, arrivi tranquillo, tranquilla, 40, magari 50 scopate alla casa mia. Abbassa la voce! Scusa, e tu, Sergio, in 3 mesi mai accorto di nulla? Mi ero accorto che ero un po' distratto, pensavo fossero i preparativi del matrimonio. Ah, complimenti per l'intuito. Che disastro. Già. No, che disastro. Oggi c'è la festa di Cecilia. Ma non poteva aspettare domani a dirtelo. No, io capisco, scusa, però insomma, dopo 3 mesi, giorno più, giorno meno. Vabbè, comunque Sergio, tu devi reagire, va bene? Comportati da uomo. E come si comportano gli uomini? Questa storia del tradimento è una sciocchezza. Vedrai, fra una settimana è già finita. E tu devi dimostrarle che sei in grado di non farti abbattere. Sciocchezza. Tu la chiami sciocchezza? Martina, non è più la mia Martina! Abbassa la voce! Mia. Poi cos'è tutta sta possessività, Lo sai cosa diceva Rousseau? Che il declino dell'uomo comincia proprio con il senso della proprietà. Rousseau non aveva una moglie che si era fatto 50 scopate con un altro! Voi uomini, sempre a sopravvalutare sessualmente i vostri rivali. Ma poi che ne sai, scusa? 50. Magari ne ha fatte solo 5. La prima poi non viene mai bene. Con la seconda si cerca di rimediare tristemente al fallimento della prima. È una scopata più che altro tecnica. Con la terza, Sergio, si comincia a conoscersi ed è di rodaggio. La quarta viene bene, sì, la quarta è buona. E dai, una bella le sarà venuta, no? La quinta, Sergio, è già routine. Ma tu sì che sai come tirarmi su di morale. Dai, pensiamo alla sesta. Io non ce la faccio. Non essere egoista, è tua sorella ed è depressa. E io? Non sono depresso. Le parli tu? No. Guarda, le ho scritto anche una lettera. Gliela dai tu?
Volevo farla commuovere. Che dici? Sì, decisamente da piangere. Sì. Gliela dai tu? Le dice che io sono disposto a dimenticare tutto e a perdonarla. Magari lei non voleva veramente farlo. Era ubriaca. Per 3 mesi. È alcolizzata! Bisogna aiutarla! Va bene, senti. Ci vado, ma una condizione. Qualunque cosa dirà, tu stasera vieni alla festa e non dici niente a Cecilia. No, d'accordo. Bene. Però la lettera, mettila nella busta. Sì, si rovina. Sì. È di carta paglia. Sì! Io invece di trovarmi un altro, avrei strangolato lui. Questo libro è geniale. Se una ragazza è brutta, deve dedicarsi ad un'onesta analisi di se stessa. Applicarsi con diligenza al miglioramento del carattere e presto si sveglierà scoprendo che è sbocciata in un cigno. Cioè, io di non essere bella lo so, però magari sono anche tutta sbagliata e questo ancora non lo so. No, Cecilia, tu non sei né brutta né sbagliata, quindi brucia quel libro. È questo. Cioè, io magari non lo sono, ma mi ci devo sentire così. Sì. Gli uomini della nostra età hanno il mito di Fonsi. Happy Days ha rovinato la nostra generazione. Il cavaliere solitario, il battitore libero. Perché tu non hai un fidanzato? Perché? Dai, perché? Te lo dico io perché scommetti che ci indovino. Ah, non hai idea di quanto ne sarei sorpresa. Perché non ti fidi? Non è esattamente così. No? E come allora? Dai, senti, non ho veramente niente da dire. E dai, Laura! Tutti ti muoiono dietro e tu sei sempre da sola. Perché? Perché voglio passare il resto della mia vita da sola con i miei padroncini, va bene? Ho fatto il voto di eremitaggio. Ma non è possibile, tutti vogliamo stare con qualcuno. E invece io no. Perché no? Ma perché no? Ma perché no? Ma perché non capiresti? Ma allora c'è qualcuno che ti piace? E certo! Mannaggia te, non mi dici niente! Non mi dici, ma chi è? No, dai, tanto è impossibile! Perché è impossibile? Che è fidanzato? È sposato? E che è? Ah, che bella idea! Ti prego! Vabbè, vabbè, allora dimmi solo se è una persona che conosco! No, basta. Me lo dici? È una persona che conosci. Bene? Bene, anzi molto bene. Una persona che conosco bene, anzi molto bene, che è impossibile. Oh. No! Ma non sarà mica Sergio. Tuo fratello? Ma per piacere. Certo, lui non è venuto qui per la festa, no, lui è venuto qui per te. Cecilia, smettila con i tuoi romanzetti, guarda, è escluso che ti possa piacere Sergio. Vado a fare la spesa, hai bisogno di qualcosa? No, sì, uno shampoo. Che shampoo? Uno shampoo qualsiasi. No, qualsiasi come, capelli secchi, grassi, forfora, sfibrati. Uno per capelli sporchi? Torno presto, se arriva la torta non la guardare. Laura, hai dimenticato la lettera? Da Sergio! La vista mi intasa i pori. Abbiamo rischiato che questo matrimonio potesse allontanarci, ma non sarà così. Niente e nessuno
nessuno potrà mai fare diminuire neanche di un grammo, un millimetro, un micron il mio amore per te. E se questo momento disperato sembra dividerci, così lo sarà. Credo infinitamente in noi, tuo Sergio. Ma allora l'amore è impossibile, proprio Sergio! Calma interiore. Calma interiore. La mia migliore amica se la fa con mio fratello, che si sta per sposare con la mia seconda migliore amica. E la cosa più terribile? Io so tutto! Chi è? Salvatore, pasticceria in prota! Devo consegnare una torta! Sì, un attimo solo che arrivo! No! No, senti, guarda, scusami! Però oggi c'è una giornata veramente faticosa, Io la torta non la posso vedere, sono la festeggiata, è una sorpresa, l'ho promesso alla mia amica. È una torta normale con la cioccolata. No! Non devo sapere niente di questa torta, che se non succede un casino. Sentite, signorina Cecilia, voi siete Cecilia, vero? Come fai a sapere il mio nome? È scritto sulla torta. No, dai, ti ho detto che non devo sapere niente. Va bene, scusate, però la torta è dentro la scatola, non si vede. Io lo so che non resisto e apro la scatola! Ho dello scotch davanti! Posso chiudere con lo scotch? E che gli fa lo scotch? Io lo taglio! E vabbè, però signori, se non vuoi lavorare! E faccio, me la ricordo! Ho un'idea! Io adesso chiudo gli occhi, tu entri e la metti direttamente in frigo! E poi io me ne vado e voi aprite subito il frigo, mica sono cretino lì! E allora non la metti in frigo, io chiudo gli occhi e tu la nascondi. No, non mi fregate, voi mi guardate mentre la nascondo. Io ho capito che voi siete proprio il tipo che... Tipo che? E vabbè, non avete capito, non me lo fate dire. No, 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 adesso lo dici, lo voglio sapere. Il tipo di femminuccia capricciosa. Come ti permetti? Avanti, dammi la torta! Non se ne vada, no! Questa torta! Me la ricordo questa sera! Dammi la torta! La vostra amica l'ha ordinata a me e io a lei la consegno da... Capirai, ho tutta pan di spagna e cioccolato. No! Scusate, vi ho detto come era fatta la torta. Vabbè, ma non si può fare niente, guarda un po'. Spacciato! Un così bel dolce, no, oh! No, adesso Laura mi ammazza completamente, mia mamma! Tutta colpa tua! Ma io dico, ma che ti importava se la vedevo o no, questa torta? Neanche mi conosci! Ma perché io mi sono lasciato prendere dalla competizione? Comunque adesso non vi preoccupate, perché se vado in pasticceria in qualche modo rimediamo, no? Una sosia la trovo! E ci scriviamo... No, cos'è che c'era scritto? Che ne so io? No, tutto questo casino era perché non la dovevo vedere, questa torta! Avete ragione, oh! C'avete una bella testa! Come elaborate i pensieri voi, per esempio, a me non è che mi riesce. Ma vi conosco! Ma sì! Ma io vi ho visto qualche volta con vostro fratello, che viene sempre in pasticceria da noi. Ogni tanto noi ci mettiamo sulla panchina davanti alla pasticceria. Oh, certe chiacchierate! Che forte vostro fratello, eh! E poi c'ha la fidanzata, la dottoressa, quella della farmacia di fronte. Ma che cos'è? Ma che cos'è di una bellezza, un'eleganza? Ah, io glielo dico a vostro fratello che un po' sono innamorato della sua fidanzata. Adesso mi ha fatto piacere conoscere pure sua sorella. Piano piano mi faccio tutta la famiglia.
fate? Non rispondete? No. E perché? Perché è il mio ex. Ci siamo lasciati e non gli voglio parlare. Ma ci siamo lasciati nel senso che lui ha lasciato voi o voi avete lasciato lui? Oh, ma che ti importa? Così, per avere un quadro completo della situazione, no? L'ho lasciato io, ma se l'è cercata lui? Sempre lui? Sì. Luigi. Luigi? E vabbè, signori, rispondete, no? Ma quello magari oggi vi vuole fare solo gli auguri del compleanno. Compleanno, no? Un po' come il Natale. Bisogna essere tutti più buoni. Niente cambierà le mie decisioni.
Niente deve fermare il tuo piano diabolico, eh? Alla guerra, come alla guerra. Stronzate da teatrante. Senti, io ho 30 anni e una cosa la voglio concludere. Sì, 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 con tutte le cose belle che potevo fare ho deciso di concludere l'amore, ti va bene? Sì. No, guarda, sei proprio lo stereotipo di uomo strapotente e cialtrone. Ma lo sai tu che ci scrivono dei libri su quanto sei stronzo? No, non ti sbagli. Eravamo una cosa bella, ma tu l'hai fatta diventare bruttissima! La colpa tua! Ma chi te l'ha detto di impicciarti? Io manco ci volevo parlare! Beh, io allora vado, eh! Ma perché? Ma lo dici tu perché? Per portare via la salma e vedere se riesco a recuperarne un altro, no? Perché voi uomini rovinate sempre tutto? Ah, perché uomini? Perché? Perché se il mondo va completamente a rotoli, è tutta colpa vostra! Anche tua, scusa, chi è che ha rovinato la torta? Chi? Ma io vi ho detto che ve ne porto un'altra! Sempre colpa vostra! E allora non me la devo portare? Certo che la devi portare, se no Laura mi ammazza! Perché dovrei ammazzarti? Ciao! Ciao! Guarda che c'è, lui! Non è il Salvatore, il fattorino della pasticceria che è venuto a portare la torta! L'hai guardata? No! No, non l'ha guardata! E nemmeno io l'ho guardata! Qua nessuno l'ha guardata! E perché lui è ancora qui? Perché? Per essere sicuro che finché non arrivavate voi la signorina Cecilia non l'ha guardata. È quella lì? Sì! No. Sì. No, cioè sì, sì, ma la sto portando via. E perché? E perché? 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 Perché era sbagliata la scritta, oh, c'era scritto buon compleanno Cecilia con due C. Allora l'hai guardata? No! E come fai a saperlo? L'ho guardata io, confesso, una spicciatina appena appena, laterale. Sì, vabbè. Magari la possiamo aggiustarla senza portarla via. Fammi vedere. No! E che? Fammi vedere sta torta. Non si può!
Cecilia, cosa sta succedendo? Succede che oggi compio 30 anni, Laura, eh? La mia vita va a rotoli! E almeno voglio la mia torta grammaticalmente corretta! Insomma! Oh, e il pasticcere è un artigiano e non è mica un operaio, eh! Che c'entra? È bene che certe cose si sappiano. Allora io ve la riporto questa sera alla festa. Arrivederci. Ah! Se poi volete un ospite in più, io non è che mi offendo se mi invitate. Era un'idea. Arrivederci. Mamma, questa festa, bisogna proprio farla. Oh, perché a me sembra che non ci sia veramente niente da festeggiare. Cecilia, ma certo che c'è da festeggiare, 30 anni. Capisci? Il passaggio da un mondo fatto di cuoricini, speranze ed illusioni alla consapevolezza che la vita è solo deserto e miseria. Chi viene? I soli, Marcello e Claudia, poi viene Maria Letizia, Irene con la bimba, tuo fratello Sergio e poi Piero, l'hai conosciuto stamattina. E Martina, perché non l'hai detta? Perché non so se ce la fa, sono stata da lei adesso, guarda, ha un gran mal di testa. Ne te credo. Senti, forse io dovrei parlarti. Di che cosa? Sai che prima dicevamo della persona che mi piaceva? No, non lo voglio più sapere, Laura. Cecilia, no. È importante. No, guarda, ti prego, oggi proprio non posso ascoltare cose importanti, no. Perché no. Fai così? Perché non voglio sapere più, perché? Dai, ma figura, Cecilia, ma se sei la persona più curiosa che conosco. Lo sai già? No! No! Tu lo sai! Sì, l'ho scoperto. Però no, guarda, Laura, è una cosa che riguarda te, per carità. Io non voglio entrarci! No, aspetta, guarda, io non credevo che tu lo sapessi. Ti devo spiegare bene come stanno le cose. Ma che sei pazzo, io particolari non li voglio! No, potresti arrivare a delle conclusioni sbagliate. No, io non traggo nessuna conclusione, ti giuro, guarda, voglio soltanto uscire, fammi uscire. Aspetta. Mamma! Sì, lo so che non c'ero. Questa mattina quando ti sei svegliata sono dovuta correre in ufficio a farmi licenziare. Sì, perché per stare appresso a te sono arrivata in ritardo per 10 giorni. No, mamma, non sono ostile, dai, sono stanca. No, mamma, no, ti prego. Ma perché hai firmato per uscire stasera? Ti dimettevano domattina. Io oggi non ti posso venire a prendere, mamma. Il compleanno lo festeggio con i miei amici, sì. Mamma. Non piangere, mamma! Guarda che ti tornano le rughe! Va bene, dai, ti vengo a prendere, ma ti porto a casa tua. A che ora? Ciao. Cecilia, mi dispiace. Senti. Cos'è, mi odi? Mi disprezzi? Ne parliamo un'altra volta, ti va? Dove vai? Ne aveva fatto di più.
Se no stasera festeggiavate senza la torta, dopo che la sentiva vostra sorella. Però, bella testa che c'ha vostra sorella. State un po' abbattuto, eh? Già. Eh già, un amante da 3 mesi. Che bel casino! Già. Ma ne siete sicuro? Me lo ha detto lei? Ah, già. E ne siete innamorato? Stavo per sposarla. Ah, già. Bella è bella. Non è per girare il coltello nella... Però è bella. Poi pure lei c'ha una bella testa. Pure vostra sorella, eh? Pure lei col fidanzato, mica va tanto bene. No? No! Ma ha detto che fa l'attore. Ma pure a me piacerebbe fare l'attore. Ma io non c'ho il fisico. Poi lui c'ha la prima stasera. Che cos'è che fa? La zia Vania. Zio Vania. Vania è un uomo. Io uscivo con una parrucchiera che si chiamava Vania. Ma... Però può essere che fanno pace. Ma perché quelle le donne, no? Ma quelle le donne sono tutte un po' così! O si vive appiccicati l'uno con l'altro, o ci si lascia, o tutto o niente. Come una che va a comprare il pane dal fornaio. Scusi, mi dà 1 chilo di pane? No, guardi, ne ho solo 1/2 chilo. Allora non prendo niente, vaffanculo! Le donne prendono tutto troppo seriamente. Noi uomini invece siamo più... leggeri. Dici? Ma... Ma... Certo che è bello parlare con voi, eh? E proprio ci avete tutta sta cosa dell'argomento... Eh? Quindi il matrimonio. Saltato. Tutte quelle bomboniere. Eppure la torta. Eppure la torta. Eh già. Ma... Ma guardate che culo che sta entrando in pasticceria. Con permesso. Mi tocca andare a lavorare. Lavorare con l'arte allena il bello. Il bello che è dentro di noi è come un muscolo che va allenato. Perché quando si ammoscia sono guai, se mi perdonate la metafora un po' grossiera. Il tempo passato a cercare il bello non è mai sprecato. Non si sa più distinguere, e sapere distinguere conta. Il bello non è cancro, mai, anzi, è sempre la cura. Sotto sotto, a me l'arte contemporanea piace, che non vuole rappresentare niente, non vuole imitare niente, si basta. Ma somiglia, non cerca di riprodurre un volto, un paesaggio, non imita il mondo, è un mondo a sé chiuso,
Anzi, meglio, ogni opera è una nuova ipotesi di mondo. E che noi oggi non siamo così. Ce ne stiamo tutti quanti chiusi, isolati, ipotetici, sperando che come ci si innamora inspiegabilmente di un quadro, qualcuno passi, ci guardi e ci porti con sé a casa sua. Lei adesso dov'è? Uscita. L'ha scoperto. Vorrei sapere come. E va buona bambolella, ha scoperto il segreto della vostra amicizia meglio. Anzi, guarda, io ringrazio il Dio degli omosessuali, grazie. Possiamo finalmente ristabilire un ordine, etero con etero e homo con homo. Non solo homo. Omosessuale, eterosessuale, Laura, qua il problema è che ci sentiamo soli. Mica gliel'avrei detto tu. Io ti avevo dato tempo fino a stasera, te lo ricordi? Poi sono stato tutto il giorno in galleria con i giapponesi. Ah, oggi è venuto uno, mi ha detto di essere il re di una piccolissima isola del Pacifico e che se volevo potevo diventare la sua regina. E tu? Ma piacere. Quanto mai? E poi di regina ce n'è una sola. Scusa, ma se non gliel'hai detto tu, come l'ha scoperto? Avrà trovato la tua collezione. Los Consoladores. Proprio un allievo di Oscar Wilde. Quanto mi piace smentirmi. Non stava neanche più ad ascoltarmi, capisci? Non era più la mia Cecilia. Era un angelo divino con la spada infuocata che mi condannava. Ma chi? Che la bambolella biondo che ho conosciuto prima con la spada infuocata, direttamente dall'omofobia alle visioni mistiche. Ma poi che c'è di male? Adesso la stai facendo un po' facile, Laura. Qua la gente, quando pensa a una lesbica, posso dire lesbica? Pensa a una donna eterosessuale, che però è così porca che vuole andare pure con le donne. E non pensa a una persona che è semplicemente innamorata. E che deve nascondersi dalla persona che ama. Ahimè. Devo andarmene da questa casa. Vieni a stare da me. Sicuro? Io frequento un imbecille di 25 anni con un fisico della Madonna che risponde a nome di Simone. È talmente decerebrato che non riesce manco a dire il suo nome, che si scorda proprio, dice Simone. Noi lo chiamo invece di Simone, Sim One. Abbiamo un... mi sento solo la E se tu non tenessi un paio di tette e un utero, saresti la risposta a tutti quanti i miei problemi. Vieni a stare da me. Fantastico. Così il prossimo innamoramento sarà per un maschio, omosessuale e cinico. Ma lo sai che il progetto mi piace tantissimo. Lavoriamoci da subito. Allora vi aspetto a casa mia, mia regina, la vostra nuova reggia. Ti vuoi calmare? Guarda, prendi un pezzettino, sono buonissimi. No, grazie. Allora una bella boccetta di Tavor? Omaggio della casa, eh? Magari, non posso, è tutto il giorno che bevo alcolici. È che non so se faccio bene a parlartene. Ma di cosa? Di che cosa? Martina, di che cosa? Se ti dico di che cosa è come se ti dicessi tutto e non so se faccio bene a dirti tutto. Allora non mi dire niente. Ma non posso. Scusa, Martina, cioè sei una mia amica, è una cosa grave. Grave secondo i parametri tuoi o di tutto il resto del mondo? Che vuoi dire? L'ultima volta che ti ho visto agitata così è stato quando Luigi ti ha detto che se volevi vivere a casa sua dovevi pagargli l'affitto. Il fatto è che non è una cosa che riguarda me. E Sergio! Ah, e così te lo ha detto, eh? Beh, meglio così. Mi dispiace che tu sia sua sorella e che oggi è il tuo compleanno, ma io ho conosciuto un altro uomo che finalmente è in grado di rendermi felice. Hai conosciuto un uomo? Da 3 mesi. Pablo Valenciano, appartamento
magnifico in centro. Mi ha persino chiesto di andare a stare da lui, eh. Cioè, questo qui dopo soltanto 3 mesi già ti nell'armadio? C'è l'armadio anche per te! L'armadio? Certo che c'è là, l'armadio, dai! Solo io aspetto un anno per un armadio! Insomma, il matrimonio è saltato. Che si è fatto il ragazzo? Ha acceso l'impastatrice senza guardare. Si è tagliato, ma niente di grave però, eh. Due di questi e 2 volte al giorno. E questo è il disinfettante per la mano. Che donna sta dottoressa, oh! Allora ci vediamo questa sera alla festa. Io sono l'ospite d'onore, quello che porta il dolce. E voi sarete la più bella. No, Martina non ci viene alla festa, nonno, no, non sta bene. E non sta bene, c'è una farmacia a disposizione. Non preoccuparti, Salvatore. Io stasera alla festa ci vengo. Ci vediamo questa sera, eh? E adesso che fate? Mi date l'appuntamento? No, io scherzo, eh? Allora ci vediamo questa sera alla festa. Martina, amore mio! Che donna! Martina, ti prego! Voglio vederli con i miei occhi. Devono fingere davanti a me. E tu non devi dire una parola. Nessuno deve sapere che noi sappiamo. Giura! Che oggi mi fate tutti giurare? Cioè, non avrei mancanza di fiducia. Ho detto giura! Martina, ti prego, non mi fare dire le bugie, dai! Che Sergio è mio fratello e Laura è una mia amica! Ah, e io? Io? Non sono una tua amica? E quindi parti? Una mostra a Parigi. E la festa? Non si fa più. Cecilia lo sa? Non ancora. Vabbè. Insomma, Martina, che cosa ti ha detto? Niente. Ma come niente?
Lo lascia, non lo lascia, torna con me, non torna con me. Ha bisogno di tempo per riflettere, ha detto. Ma lui lo lascia. Sergio, non è chiaro, è confusa. Ah, è confusa. Lei è confusa. È confusa. Allora sai cosa faccio? Una bella terapia familiare a tre. Buonasera, dottore, questa è mia moglie e questo è quello che se la tromba. Siamo qui da lei perché sa, ultimamente mia moglie è un po' confusa. No, senti, io vado alla farmacia. Sì, e le parlo. Lei mi chiederà di perdonarla e io la perdono, perché tanto all'orgoglio io non ci tengo. No, senti, se vuole stare da sola, lasciala sola. E mica gliele puoi dare sempre tutte vinte lì dietro come un barboncino. Tu devi farle vedere che sei fatto suo, uno tosto, non un deficiente. Ha detto che sono un deficiente? No, no, però potrebbe pensarlo. E tu, Sergio, devi farle vedere che sei sicuro di te. Questo piace alle donne, che sai come si sta al mondo. Hai ragione, hai ragione, io sono un uomo per la miseria. E meno male. E che uomo? Sono bello? Sì, sei bello. Io sono bello, non sono un barboncino, no, io sono... Un pitbull! Ti piace il pitbull? Mi piaci tantissimo. Tantissimo, sì, sì. Perché io sono fico. Sei molto fico. Molto fico. Molto fico. Però adesso, per favore, vai a fare il fico a casa tua, eh? No, però lasciati dire una cosa. Anche tu sei una donna. Grazie. No, sei una vera donna. Tu sei speciale, sì. Veramente speciale, perché quello che mi dai tu non me lo dà nessuno. Tu hai fiducia in me. E io sono meglio di come Martina mi crede, sì. Tu lo hai capito, tu sei un amore. Scusami, è che sono un tipo emotivo. Figurati. Io vado a casa a fare una doccia. Falla fredda. È proprio un deficiente. Ciao sorellina. Ciao. Che hai? Perché mi guardi così? Niente. Ah, stai male? No. Ha chiamato la mamma. La dimettono alle 18. Vai tu a prenderla? O hai altri programmi? Vado io. Sono un pitbull. Bisogna annullare la festa. Bene. Hai fatto la valigia? Starò via qualche giorno. Una mostra a Parigi. Vai via. Sì. Sola? Sola. Ah. Bene. Perché non me lo hai detto? Cecilia, ho provato a dirtelo. Avevo paura di come avresti reagito. Sempre meglio che scoprirlo da sola. Ma perché sei maledettamente curiosa? Ma perché non puoi aspettare che uno trovi il momento giusto per dirti le cose? Ma perché tu le cose non me le dici? Basta! Senza aspettarmi, ma questo momento giusto dai che non arrivi. Visto che sono curiosa e tu lo sai, lo scopro prima e tu ti incazzi. Ne parliamo? No. Ma perché? Puoi non giudicarmi e solo ascoltarmi? Laura, ma è una cosa terribile! Io non ti giudico, è una cosa che mi disgusta. Cioè, voglio dire che non capisco, ecco, che tu non puoi pensare che io faccia finta che vada tutto bene. Insomma, ma che vuoi da me? Va bene. Ho capito. Me ne vado. Ho avvertito tutti di non venire. Quando torni? Non lo so. Ti chiamo. Ciao. Quanto capisco? Quelli che il giorno del loro compleanno si chiudono in casa e staccano il telefono!
Mamma! Ciao, senti, viene Sergio a prenderti. Sì. No, la festa è stata annullata. No, mamma, no, no. Va bene, se vuoi anche a cena da te, sì. Non lo so, se devi invitare lo zio Amilcar e la sua fidanzata ucraina, dai, mamma! A dopo, ciao. Laura! Auguri di festeggiata! Come promesso, recuperato in pieno! Torta con scritta pronta per i festeggiamenti e questo qua è un mio omaggio personale. Una bottiglia di spumante direttamente da Pizzo Calabro. Questo lo fa un mio cugino, eh. Io non posso berne nemmeno un goccio perché sono astemio, ma mio cugino, quello di Pizzo Calabro, mi ha detto una vera e propria squisitezza! Pizzo Calabro, ma che cos'è? Ma che cos'è la Capri della Calabria? Con questa faccia sul mare e poi sulla destra, no, c'è il castello, quello di Gioacchino Murà. Che quello Gioacchino Murà è venuto in Calabria per cercare grazia ed ha trovato giustizia. All'indomani del suo arrivo è stato fucilato. E lui esclamò le fatidiche parole che poi passarono alla storia: sparatemi al petto e non al volto, perché sono un gran figo della Madonna. Signorina Cecilia, vi prego, se voi doveste mettere le corna a qualcuno, concedetemi la precedenza. Per mettere le corna ci vuole un fidanzato. Io il fidanzato non ce l'ho più. E allora fidanziamoci direttamente. Ma chi? Oh! Secondo me bevete troppo. Senti chi parla? Ma io ve l'ho detto di non farmi bere, che sono astemio. Ma proprio fin da quando ero neonato, eh? Sono venuto a prenderti. C'è mamma sotto in macchina che ci aspetta. Aspetta. E questo che ci fa qua? Lui è Salvatore, è venuto a portare la torta. E come se non ci conosciamo? Ma mica me l'ha raccontata tutta, eh? Frubacchione! È ubriaco! Lo vedo. E così ve la fate con Laura, eh? Cosa ha detto? Niente, che ha detto? Beh, è ubriaco! E ma vuoi mettere con Martina? Quant'è bella Martina! Cosa sta dicendo questo imbecille? No! E non offendete! Scusate, ma voi siete Sergio? E allora? E Laura non scopa con Sergio! Salvatore? Palla finita, eh? E tu, fratello, perché non mi aspetti in macchina che io arrivo subito? Ha detto che Laura scopa con me. E tutti sappiamo che questo proprio non può essere possibile, no? E che lui non sa che cosa dice. No, io non so niente. Però questo scopa con le altre e voi ve la prendete con me, eh? Sì, qui Sergio non scopa proprio con nessuno. Sergio è fidanzato. Fidanzato, fra un mese si sposa, è chiaro? No, ormai è voce di popolo che la vostra ex fidanzata vi ha lasciato per un altro, che adesso vanno anche a vivere assieme e non hanno neanche più bisogno di aspettare. Lui costruisce armadi. Ma lo senti? Dice che Laura scopa con me e che Martina va a vivere insieme a un falegname che costruisce armadi. Ma cosa me ne frega del falegname? Cos'è sta storia di Martina che va a vivere con un altro?
Gliel'hai detto tu queste cazzate? No! Aspettano anche un figlio! Martino aspetta un figlio dal falegname? Lo chiamano Pinocchio! Mamma, sì, va bene, mamma, non ti arrabbiare. Eh? Non lo so, 10 minuti? 5 minuti e scendiamo. No, non sono nervoso, non ho niente. Ti hai visto salire? Martina? Martina? Martina! Martina! Che sta succedendo? È proprio quello che vorrei sapere io. Io te l'ho detto che non c'era più una festa, Martina. Ah, tutto farebbe pensare il contrario. Spero di non aver interrotto nulla di eccitante. Vi stavate divertendo. La tua amica... Tu mi devi delle spiegazioni. Ah, io a te. Sì, si può. E da quando hai messo su tutto questo senso dell'umorismo? Allora hai deciso. Qui sei tu quello che decide. No, 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 Martina, non fare quei soliti giochi di parole. Guarda, non è proprio il caso. Quella che scopa da 3 mesi con un altro sei tu. Che commediante. Perché pensi che io non sappia che la tua amica Laura ti ha raccontato tutto? E che cosa mi deve dire Laura? Perché non me le dai tu le belle notizie? Che buffoni, uomini. Hai deciso di andarti. Dopo 10 anni, Martina. Buffone! Ciao. Laura! Senti, c'è una cosa di cui dobbiamo parlare adesso. Ma parliamone tutti insieme, eh? Che cosa vedi? Segreti? Ci sei anche tu. Perché? Ti do fastidio? Non sei ancora soddisfatta? Mi vuoi morta? Martina, ma cosa dici? Cos'è una nuova trovata? Ho ancora figli. E ancora non ho vergogna. Quanto siete squallidi. Su, avanti, parlate. Voglio sentirlo con le vostre voci! Sentivo, non capisco, per favore, Martina! Non fai un discorso che fila con l'altro! Martina! No, non lo capisco! Ma vediamo se mi devi adesso! Una pistola! Su, avanti, Sergio! Parla! Martina, metti giù quella pistola! Se ti scappa un colpo! E se scappa un colpo, pazienza! Parla! Sergio! Diglielo, no! L'hai sentito, Sergio? Dimmelo! Sì, Sergio, dimmelo! Che cosa le devo dire? Martina, che cosa ti devo dire? Tu sta zitta, troia! Troia! In quanto... Giuro sul figlio che porto in grembo! Ah! Allora è vero che aspetto un figlio da quell'altro! Hai sentito? Avete sentito? Avete sentito! E per favore! Martina, tu aspetti un figlio dal falegname! Il figlio è mio, te non ti riguarda. Ah, l'ipocrita sarei io. E dove sarebbe questo bastardo diamante? Perché non mi dici chi è? Perché non lo porti qui? Sì, così spacca la faccia a te e a lei. Martina, amore mio. Ma che? Lui? Cosa? Cosa? Sei tu. Allora, io. Io tuo figlio, dico. No! Sergio, lui quel pasticcere! Quel pasticcere! No! Fai troppo, pistola! La pistola! È finta. È finta? Ma salve. La porto con me per sicurezza quando esco con l'incasso alla sera. È finta,
Martina. Questa è da parte mia. E questa è da parte sua. E il tuo figlio, deficiente. E non provare a cercarci mai più. Mamma? No, 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 è che Cecilia è scivolata mentre era in bagno. Sta bene, mamma, tutto a posto. No, non può venire a rispondere al telefono, perché è in bagno con Laura che le sta mettendo il ghiaccio. E certo che hai visto uscire anche Martina, è uscita anche da qui. No, non sta piangendo, è solo che si è spaventata quando ha visto Cecilia scivolare. Ma che stai facendo? La sua biografia? Quando entra, quando esce, quando ride, quando piange? Mamma, adesso arriviamo. Ciao! Signorina Cecilia, che cavolo di festa! Oh. Ma si può sapere perché sei qui? Una parola! Allora io stamattina ero venuta a portare la torta, ma siccome la signorina Cecilia sola, io mi sono sentita sola, allora lui è rimasto, mi ha fatto gentilmente un pochettino di compagnia. Ma perché cavolo sostiene che io e Laura scopiamo insieme? Cosa? No, no, io l'ho sempre detto di non farmi bere che sono astemio, perché qui davvero non ci vuole niente e mi ubriaco. Ma siccome io ho un cugino a Pizzo Calabro, no, che fa lo spumante. Chi te lo ha detto? Il mio cugino fa lo spumante. Che io e Laura abbiamo una storia. Ah, e chi me l'ha detto? Come faccio? Come faccio cosa? A dirlo con precisione. Quelle sono voci che spuntano così, dal niente. Guarda, non ti ho menato prima, lo faccio ora. Dimmi chi te l'ha detto. Sentite, signorina Cecilia, a me le minacce fisiche non mi... Gliel'ho detto tu. Ma perché? Non è vero che voi ci... Allora l'ha detto anche a Martina. L'hai detto a Martina? L'hai detto a Martina. Lo hai detto a Martina? Sì o no? Parla! Piantala, Sergio! Per favore, Cecilia, smetti di fare la bambina e dicci le cose come stanno. Va bene. Ho letto la lettera d'amore che ti ha scritto Sergio. Quella dove ti dice che ti ama e che nonostante il matrimonio... Renna pelosa? Ma no, non era per me, era per Martina. Dovevo solo consegnarla. Ma no, non è vero, dai! Che è tutto il giorno che siete stranissimi e che Sergio ti gira intorno. Perché vuole che faccia da tramite per tornare insieme a Martina. E il bacio! Vi ho visto che vi siete baciati! Mi ha baciato perché è un cretino! Scusa! Ma te l'ho detto subito, Cecilia, che fra me e Sergio non c'era niente! Aspetta. Allora, scusa, è questo che tu dicevi di aver capito? E non ci rompere i coglioni! Guarda cosa legge questa!
insonnia d'amore. Quello che sognano le ragazze. Ah, la principessa e il pisello. Ah, il diario di Bridget Jones. Uno e due. No, Sergio, basta! Per cortesia, signor Sergio! Donne che amano troppo. Come uccidere il pepe azzurro? Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere. Ma vaffanculo! Meglio senza uomini. No, quello è mio! Guarda, Sergio, che a fare così non risolvi niente, sai? Vai da Martina, piuttosto. Martina sarà andata a vivere con sua amante. Non c'è nessun amante. Non c'è l'amante. Non c'è l'amante? Sì, che c'è? Pablo! Ma che Pablo? Se l'ha inventata perché si sentiva trascurata. Il figlio che aspetta è tuo. E poi la malata sono io! Vada lei. Dove la vado a cercare? Da sua madre, immagino. La mamma! Mamma? Che... Come? Con chi sei? Con Martina? Trattienila! Ti sta dicendo tutto dell'amante. E anche tu mi confermi che l'amante non esiste. E il figlio? È mio? Grazie, mamma. Arrivo subito. Scendo. Il figlio è mio. Signorina Cecilia, non era destino che sta torta arrivasse sana e salva al soffio delle candeline. Grazie di tutto. Si fa per dire. Allora io mi aspetto in pasticceria. Da sola però la prossima volta. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Certo che tu sì che sai come movimentare una festa, eh? Mannaggia a me. Non mi bastavano i miei, i casini, eh? Mi dovevo intromettere anche nei tuoi adesso. La mamma? Peggio. Luigi, ma non è in teatro? Sarà all'intervallo. Mi dovrei insegnare ad essere single. Ma figurati, Cecilia. Tu tempo due giorni ti sei già trovata un altro maschietto che ti fa soffrire. Basta uomini! Non ci sai stare senza gli uomini! Basta uomini! Niente più sesso? Niente più coccoline la domenica mattina? Nessuno che ti renda speciale la vita? Nessuno a cui telefonare tutte le volte che ti licenziano? Ma uomini così non esistono, non in questo universo. E poi, la mia vita deve essere speciale per conto suo, non per merito di un uomo. E poi, la domenica mattina, non c'è niente di meglio che fare colazione con te. Sì, poi, chiacchierare fino a pranzo. Guardare un film con Audrey Hepburn. Manca solo il sesso. Potremmo provare? Che c'è? No. Ma che è così? Pensavo che... Cioè, dai, un'idea, cioè, diventare lesbiche! Per mancanza dell'uomo giusto, cioè così, no? È una soluzione, vabbè, cioè curiosa, no? Un po'. No, 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 no.
rispondere subito. No, prenditi tutto il tempo che vuoi. Adesso io ti dirò una cosa che al primo impatto ti potrà sembrare brutta, invece è bella, sai? E chi sono? L'albero azzurro. No, più seria, più Cecilia. Spesso le cose non sono come appaiono. E noi dobbiamo imparare tanto dagli imprevisti della vita, che a volte possono anche rivelarsi nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, il parroco, no? Più incisiva. Cecilia? Cecilia? Sta per arrivare un momento che tu non ti saresti mai aspettata. E invece è qui, capisci? E adesso è Chuck Norris, Chuck! No, meno problematico. Cecilia, io non ce la farò mai! Sono stata una stupida, proprio stupida. Però c'è solo una cosa che non capisco. Perché prima, mentre litigavamo, io ero convinta che stessimo parlando di Sergio, e questo l'abbiamo assodato, ma tutta alterata, così, ma di che parlavi? Lo vuoi sapere davvero? Certo. A qualsiasi costo? Qualsiasi. Anche a costo di perdermi? Laura, se noi ci diciamo sempre Cecilia, soltanto... rispondimi. Anche a costo di perdermi. Anche a costo di perderti. Allora, io te lo dico. Però tu non devi dire niente, va bene? Lasci parlare me finché non avrò finito, d'accordo? Che cosa mi dici? Cecilia. Cecilia, io ti voglio bene. Io di più! Ma tanto, 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 e questo tanto... tanto, di tanto, intanto, diventa Cecilia, io sono disperatamente... Non ci credo, è ancora lui! Senti, io ti rispondo, sì, perché sennò mi dà il tormento, scusa! Ciao! Com'è andata la prima? No, Luigi! No, aspetta, non dire niente, non devi dire niente, no! Guarda, ho sbagliato tutto io, sì, mi sono convinta che questo fosse un grande amore. No, non lo è, forse per un momento ci è sembrato, ma non è neanche un amore, ma l'incontro di due persone che hanno paura di stare da sole. Questa è l'unica cosa che noi veramente abbiamo in comune. Ma io voglio qualcosa di più, Luigi, perché sulla paura non si costruisce niente. Ma non vuoi anche tu qualcosa di meglio? Come vuoi sposarmi? Cioè, ma allora non hai capito niente, Ti ho appena detto... Cosa? Ma non hai sentito perché c'è troppa confusione? Capito, sei euforico per la prima e vuoi sposarmi. E che cosa vuoi che io ti dica?
Di sì. Vabbè, Luigi, la risposta è... Ma tu ti rendi conto? Oddio, ma tu ti rendi conto questo? Ma come ho fatto a starci 3 anni insieme? 3 anni? È incredibile. Quando ti scende il velo davanti agli occhi, poi all'improvviso, zac! E la persona che hai avuto accanto anni si rivela completamente diversa da quello che pensavi. È incredibile. Insomma, che mi dicevi? Certo, ora ricominciare è facile. No, dicevo che io sono disperata. Disperata perché mi sono dimenticata di comprarti il regalo. Ma tutto qui! Ma Laura mi hai comprato la torta! Sì, la torta è spiaccicata. Ti prego, prendiamo un pezzo perché voglio soffiare le candeline. Tu sei tutta matta. Per questo mi vuoi bene? L'accendino? Tanti auguri a me. Tanti auguri a me. Tanti auguri. A Cecilia, tanti auguri a me. Sembra vera, eh? Ve la siete presa con me, con l'altro poco mi facevate pure male. Già. No, ma io non me la prendo per queste cose. Poi l'ho sempre detto, Martina è una bella femmina, ma sempre parlando con rispetto, un po' difficile da governare, eh? Aspettate un figlio e non ne sapevate niente e l'amante era finto e vabbè, alle volte è meglio così. Meglio così? No, meglio così. Non lo so, ditemi voi, preferivate avere le corna?
No. Infatti. O forse sì. Ah, sì. Non lo so. Non lo so, è che io non la voglio vivere una vita così che non si sa mai. Che uno si sveglia la mattina che pensa che si deve sposare. A colazione scopre di avere le corna. A mezzogiorno la fidanzata se n'è andata di casa. Alle 7 di sera scopre che aspetta un figlio da un altro. Alle 8 l'amante non esiste, il figlio è mio. E domani cosa succederà? Niente, è successo tutto oggi. Chi me lo dice che non sarà tutto uguale? Magari non così, magari tutto diverso. Però sempre che non si sa mai. Io non ce la faccio. Un punto fermo nella vita lo devo avere, se no... Se no... Se no che? Non lo so, voi mi avete detto io nella vita un punto fermo lo devo avere, se no... Poi dopo non mi avete detto niente. Se no e basta. Basta così. Basta così. Il pensiero finisce con se no. Sì. Io un punto fermo lo devo avere se no. Non esclamativo. Sospeso. Se no. Io un punto fermo lo devo avere se no. Esatto. Ho capito. Però aspettate un figlio. Di questi tempi un figlio è sempre meglio che niente. Sta venendo a piovere. Andiamo. Andiamo. Beh, allora ci salutiamo. Buonanotte. Buonanotte a voi. Ma... sorrisi e che sono un mostro. Certo, non tutti quanti i sorrisi vanno bene. Non vanno bene i sorrisi inconsapevoli, i sorrisi ignari, i sorrisi che sanno soltanto sorridere, che non hanno scelta, che se ne stanno eternamente appesi alle loro facce da imbecilli. O peggio ancora, che possono cambiare così per uno nulla da sorrisi a facce rabbiose, che sono ancora più imbecilli. In una parola, il sorriso del mio insulso boyfriend Simone. Io non so che farne. Io ho bisogno del sorriso di quello che vede le cose, così come sono, che si incazza, che ci sta pure male dentro, ma che poi alla fine non sceglie il cinismo, ma il sorriso, sincero, onesto, consapevole, nonostante tutto quello che ha visto, tutto quello che ha passato, è pronto al peggio. Ma crede che valga ancora la pena di sorridere. E questo non è ottimismo, non è beata speranza, è voglia di lotta. Il sorriso, quando è il rifiuto a sentirsi sconfitto, è già la bandiera della vittoria. Perciò non è vero che io sono un cinico. Mi sono spiegato? No, ma non credo che sorriderò mai più. Per paura di sbagliare tipo. Amore mio, io ti ho aspettato tutta la notte, te lo ricordi? Dovevi venire a casa mia. Alle 4 ho detto, Maroni, sarà successo che a cosa la trovo in una pozza di sangue con una spada di fuoco conficcata nel cuore. Ho attraversato tutta la città questa pioggia, mi sono bagnato tutta, arrivo qua, tu mi apri la porta con un sorrisino, che esce, vuol dire che qualcosa è successo. La domanda strisciante sotto. È successo? È successo. Ah. Beh, meglio così. E in questa dovrebbe starti? No, tesoro, io quella non me la metterò mai. Anzi, te la devi mettere manco tu. Anzi, dammela qua che la bruciamo subito. Bisogna torturarti per avere dei dettagli.
Dai, non adesso, potrebbe svegliarsi da un attimo all'altro. Andiamo subito al sole, avete consumato. Falla finita. La voilà. Oh, benissimo. Laura Bertini, io non lascio questa abitazione senza un'esplicita dichiarazione di tutto quanto le attività sessuali svoltesi qui questa notte. Non abbiamo consumato. Petting spinta? No. Preliminari feroci? No. Avete dormito insieme nello stesso letto? No. Allora che cosa è successo? Ci siamo baciate. Vi siete baciate, tutto qua. E io che mi stavo già quasi gelosendo. Vi siete baciate, come lei. L'avete fatto pure il gioco della bottiglia. Ti prego di contestualizzare. Bene, siamo due sfigate, disorientate, al loro primo bacio omosessuale davanti alla torta con le candeline. Vi siete baciate dopo la torta? Scusami tesoro, è già qualcosa. Ma dimmi un po', lei come l'ha presa? Ma te l'ho detto, ci siamo solo baciate. Davate le candeline, ho capito, no, però come sta svegliando, non voglio che no, ti trovi. No, tu mi devi raccontare qualche cosa, Laura, no, ti prego, fammi vivere! No, davanti alle candeline no, è cancerogeno. Sì, ti chiamo dopo a rilevare. Rifacciala subito. Sì, vai. No, prima vado all'ospedale. Ci sta l'ex di Sim One. Per fargli vedere che teneva più muscoli di me, si è buttato dal secondo piano. No, non è morto purtroppo, però si è fatto male, allora l'ospedale chiude e tutto cosa. Se ti molesta sessualmente, sai dove trovarmi. Vaffanculo! Con piacere! Laura? Sì. Certo che tra tutte le cose
Io pensavo di fare per i miei 30 anni. Questa proprio non mi sarebbe mai venuta in mente.